Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo set dove io registrerò queste lezioni prevalentemente di mat, magari con l'uso di qualche piccolo attrezzo, con la step barrel. Vediamo che cosa riesco a fare in questo periodo. Vorrei cominciare oggi con una serie di lezioni, nello specifico 10, cercando di passare per ogni lezione attraverso quelli che sono i 10 principi fondamentali del Pilates, 6 indicati da Joseph Pilates più i 4 aggiunti da Rael. Quindi sarà anche un lavoro di queste lezioni che partirà da un livello base fino ad arrivare a un livello avanzato. Partiamo oggi quindi con la nostra lezione, dove il principio sul quale metteremo il focus sarà la consapevolezza. Ok, quindi partiamo nella nostra posizione seduta. Un pugno di distanza fra i malleoli, un pugno di distanza fra le ginocchia. Afferro bene le gambe e cerco di percepire bene, di prendere consapevolezza su quelli che sono i vari punti per gli allineamenti. Quindi sento bene il peso sugli ischi, cerco di avere una colonna bella allineata e più possibile perpendicolare al pavimento, clavicole ben aperte e la testa come ultima grande vertebra posizionata sulla colonna vertebrale. Se lo sguardo o la testa per qualche motivo è in una direzione specifica che non sia bene sopra la colonna, tutta sopra la colonna vertebrale, tutto l'allineamento ne risentirà. Ok, da questo punto di partenza andiamo a inspirare portando l'aria lateralmente ed espiro. Cerco di abbassare le coste, connetterle verso il bacino, attivare il trasverso dell'addome. Ancora inspiro, mantenendo questa attivazione porto l'aria laterale ed espiro, butto fuori l'aria, buttando fuori l'aria attivo bene gli stabilizzatori profondi. Ancora una volta inspiro ed espiro, cercando appunto di prendere sempre più consapevolezza. A questo punto di nuovo prendo aria ed espirando vado a cercare la mia prima curva a C, portando il bacino in retroversione, la parte alta risponde. Inspirando riallineo una vertebra sull'altra. Ancora round. Cerco di non collassare sulle vertebre e attraverso il supporto degli addominali mi riallino. Tutti i movimenti partono dal mio centro, proprio per andare prima di tutto a stabilizzare e poi ad allineare. Espiro round, in, risalgo ed espiro round, cerco quindi di dare mobilità alle vertebre, streccio i muscoli della schiena, inspirando mi riallineo, espirando ancora round, allungo le braccia in avanti mantenendo le scapole stabili e scendo piano piano incrementando il lavoro degli addominali. In pausa espiro, stabilizzo e risalgo su una vertebra dopo l'altra e mi riallineo inspirando e riparto. Round, scendo senza mettere tensione nel collo, in pausa ed espirando risalgo, in, mi riallineo. Ancora, espiro, le braccia sono lunghe in avanti ma le scapole sono stabili, in, risalgo, sempre rotonda, arrivo con le spalle in linea con l'articolazione dell'anca, mi riallineo, ancora una volta, round,
scendo bene, giù, piano piano, piano piano, articolando, in ed espirando risalgo. Mi riallineo, metto le mani vicino al bacino, mi spingo più in avanti con il bacino verso i talloni e ancora una volta cerco di allinearmi, questa volta sarà un pochino più difficile. Ancora cerco la mia curva C, scendo piano con consapevolezza, partendo quindi dalla parte bassa del tronco, cercando di attivare profondamente davanti per articolare dietro e mantenendo la testa allineata. Avvicino i talloni e saranno più o meno a un piede di distanza dagli ischi. Posiziono il bacino neutro, quindi spine, iliache e pube sullo stesso piano. Spazio sotto la vita. Adesso vado a lavorare un pochino sul bacino proprio per prendere consapevolezza su questa parte. Quindi da bacino neutro, pube, spine iliache sullo stesso piano, prendo aria, espiro e attraverso l'uso degli addominali faccio una retroversione e la schiena andrà in una flessione. Inspirando, quindi il punto vita si appiattisce. Inspirando, ritorno in bacino neutro e ricreo spazio sotto la vita per 4 volte. Espiro, attivo profondamente la parte davanti, gli addominali, per creare questa retroversione. Inspirando, mi riallineo. Espiro. Streccio bene il tratto lombare. In, ritorno in bacino neutro e spina neutra. S, cerco di mantenere sempre le gambe parallele fra loro. E in, ancora due. Espiro. Intanto controllo che le clavicole rimangano bene aperte verso i muri laterali e le scapole pure. Le braccia sono attive. Espiro. A questo punto attivo i muscoli dietro le cosce e comincio a portare il bacino su, staccando le vertebre una alla volta. Quindi prendo consapevolezza sull'articolazione della colonna vertebrale. Inspiro, il bacino continua in una retroversione ed espirando, immagino le mie vertebre che scendono giù una dopo l'altra. Ancora. Prima dagli addominali, poi muscoli dietro le cosce si attivano e articolo. In. Ed espiro. Lo sterno si ammorbidisce e le vertebre piano piano scendono giù. Inspiro e mentre scendo questa volta immagino anche che le ginocchia allontanino dal corpo. Penso di non perdere l'allineamento fra i femori, in ed espirando risalgo su. In e ritorno in bacino neutro e spazio quindi sotto la vita. Porto le braccia su, palmi delle mani si guardano fra loro, apro le braccia lateralmente e cerco di prendere consapevolezza sulla parte alta, sulla parte toracica. Quindi sento le scapole sul mat e quando le braccia aprono cerco di non avere movimenti eccessivi nelle scapole. Espirando scendo,
Inspirando, aprono, sento un bello stretch nella parte davanti del petto. Espirando, chiudo. Inspirando, apro. Espirando, chiudo ancora una volta, apro, pensando di allontanare gli arti dal corpo, mi concentro ancora una volta sul bacino, prendo aria ed espirando stabilizzo il bacino, rimango in questa posizione e faccio cascare il ginocchio sinistro e cerco di non muovere assolutamente il bacino e torno al centro. Quindi vado a spostare la leva mantenendo il bacino assolutamente fermo. Ancora e inspiro. Il bacino dovrebbe stare più possibile fermo. E inspiro in posizione neutra. E scendo. Idem la gamba che rimane in appoggio. Non si muove dalla sua posizione. In, apro, espirando chiudo ancora, inspirando apro, espirando chiudo, inspirando apro e chiudo. Adesso, mantenendo il bacino stabile, porto una gamba su in tabletop ed inizio a fare il mio single leg lift con le braccia in posizione T. In, scendo, sarco. In ed espiro. Prendo consapevolezza e coscienza sul muscolo dietro la coscia che è lui che fa abbassare la gamba. E in, scendo, cerco di mantenerlo attivo. In, scendo, l'angolo dietro al ginocchio rimane sempre a 90 gradi. E es, salgo, in, ed es, ancora due, e, in, ed, es, e, in, ed, es. Articolando attraverso le dita dei piedi, metatarsi, appoggio il tallone, stacco il tallone dall'altra gamba e metatarsi le dita. E salgo dall'altra parte, si fa idem, single leg lift, cercando di tenere sempre l'angolo dietro al ginocchio fisso e mentre la gamba scende il bacino sta assolutamente fermo. Ancora per 5 volte, 4, 3, 2, le spalle sono rilassate. E uno e salgo. Adesso scambio le gambe in aria, questo è già abbastanza difficile, e vado a sentire le ossa del bacino come appoggiano sul mat e cerco che questo appoggio rimanga sempre lo stesso durante il movimento delle gambe. Come faccio? Tirando bene la pancia lontano dalla maglietta, quindi attivando quelli che sono gli stabilizzatori profondi. Ancora 5, 4, 3, 2, 1, rimango con una gamba su, l'altra gamba raggiunge e le unisco bene insieme. Adesso andiamo a fare spine twist supine, quindi ruoto e torno. Inspirando, ruoto, faccio partire il movimento dalla vita in e torno al centro. Inspiro e espiro, torno al centro. Inspiro, espiro, centro. Mi vado a concentrare bene sulle coste, che non devono perdere la loro connessione verso il bacino. In, ancora due.
Anna. Torno, l'ultimo. E torno. Con super controllo abbasso una gamba, abbasso l'altra e le braccia salgono su, intreccio le mani e le metto dietro la testa. I gomiti sono nel campo visivo, prendo aria, controllo sempre di avere bacino neutro, spina neutra ed espirando prima attivo il pavimento pelvico, il trasverso allontanando l'ombelico dalla maglietta e poi sono gli addominali alti che portano su la parte alta del tronco. Inspiro, rimango. Ed espirando scendo facendo un bel lavoro sugli addominali in discesa mentre resistendo quindi alla gravità che mi porta giù in e lo sguardo alle cosce in il mio pensiero espirando va al pavimento pelvico, al trasverso, ai muscoli che attaccano nella parte più alta del torace, ancora inspiro ed espirando risalgo, allungo un braccio in avanti. Cerco di incrementare la mia flessione toracica usando le braccia, inspiro ed espirando mi aiuto con le braccia a cercare un pochino più di stretch sui muscoli della schiena, incrementando la flessione. Inspiro, rimango ed espiro, ancora due volte in ed espiro. Allungo le braccia, le porto su, le metto dietro la testa e da qui ruoto. Penso che le coste a sinistra vadano verso la spina iliaca di destra e viceversa. Evito di far partire il movimento dalla testa e dai gomiti. Testa, spalle, gomiti si muovono tutti insieme. Lo sguardo è immediatamente al lato del ginocchio, allungo il braccio sopra e do la direzione allo sguardo e centro. E allungo il braccio sopra, do la direzione e centro. Ancora, allungo e centro. Allungo, centro, allungo, coste, braccio, tutto verso un punto lontano e cerco di tenere il bacino stabile durante la rotazione della parte alta e centro, inspiro, rimango e fuori l'aria scendo piano, piano, ok, tolgo le braccia da dietro la testa, le allungo, le allineo sopra le spalle, unisco le gambe bene insieme e con controllo le braccia cerco di portarle più indietro possibile ma senza perdere le mie connessioni e sentendo sempre le scapole giù verso il bacino. Inspiro, le braccia salgono, salgo nel mio chest lift ed espirando arrivo nella mia C. Inspiro e scendo con controllo partendo dal bacino.
Le braccia arrivano sulle spalle, scendono le spalle, la testa e le braccia si in. Ed espiro, le mani sono parallele, le braccia sono parallele. In, espiro, scendo. Le mani fluttuano sempre in linea con le spalle mentre arrivo nel chest lift. In, espiro. In, ed espiro. Qui, in questo punto, le mani fluttuano. Ancora, in ed espiro, salgo. Mi sto spogliando, aiuto. In ed espirando, scendo. Rimango in questa posizione, porto una gamba in tabletop, l'altra gamba piega, raggiunge la gamba che è su, porto le braccia su. E porto giù spalle e testa. 100 prep. Braccia. Scendo. Partono le braccia. Salgo. In. Con controllo scendo. S. Salgo. In, scendo, braccia, tronco, in, scendo, braccia, tronco, appiattisco il punto vita senza portare il bacino in retroversione, le braccia allineano con le spalle. Le spalle scendono e le braccia seguono senza perdere la connessione delle coste. Ancora 3, su e scendo. 2, su, incremento la mia flessione toracica mentre riporto le braccia su. 1, rimango, abbasso una gamba e l'allungo, una zanzara. Afferro la coscia da dietro, metto il piede flex, scendo e streccio. 1 e piego. 2 e piego. Il tallone vorrebbe rimanere verso il soffitto, ma la coscia avvicina al petto. E tallone al soffitto, spingo via le mani con la coscia e ancora stendo il ginocchio e spingo via le mani e avvicino la coscia al petto, stendo il ginocchio, spingo via le mani e là. Ancora una volta controllando di avere il bacino bello stabile, piego e l'ultimo stendo, rimango lì, apro le braccia in una posizione attiva. Vado verso l'interno, leg circle, in, centro, S, centro, in, centro, ispiro, fermo il bacino, rilassate le spalle, scendo usando il muscolo dietro e risalgo usando il muscolo davanti, estendo l'anca e la fletto, estendo, e fletto, rimango con la gamba in parallelo, cambio direzione, in, espiro, incrocio, apro poco, incrocio molto, apro poco, incrocio molto, ancora 3 e 2 e 1 e metto il piede in point, piego la gamba, afferro, no, piego la gamba. Da qui riporto le braccia su, risalgo nel mio chest lift, recupero la gamba, poggio aria, afferro e scendo, flex e parto. 1 e piego e 2 e piego
piego il ginocchio, ma senza abbassare il tallone. Tre. Troppo. Senza far crollare la gamba verso il basso. Ancora. Coscia verso il petto. Coscia lontano dal petto. Spingo via le mani. Coscia verso il petto. E la gamba sotto, ancora quella allungata. Piego. E stendo. E piego. E stendo. Ok, apro le braccia a T. Incrocio e scendo, salgo, S, in, S, in, espiro fermissimo il tronco, tutto il tronco, nello specifico il bacino, S, e reverse, apro poco e incrocio molto, gamba in parallelo, espiro, centro, quando la gamba abbassa, lascio libero davanti, S, in, S, ancora due, e S, e in, metto il piede in point, piego la gamba, porto le braccia su, risalgo nel mio chest lift, recupero la gamba e l'altra abbassa. Le scambio e allungo e piego, le scambio e allungo e piego, le scambio e allungo e piego, l'altra gamba raggiunge, afferro le gambe da dietro, retroversione, le gambe spingono sulle mani e salgo su con crollo, afferro le caviglie, cerco di portare il peso bene sul sacro, la parte alta continua la curva e inspirando perdo l'equilibrio, non volevo cascare giù e ritorno e perdo l'equilibrio ma ritorno. Vado fuori dall'equilibrio, ma lo recupero, e fuori dall'equilibrio, ma lo recupero. E adesso rotolo, e cercando di scendere in maniera fluida, e in, S, in. Questo per me è uno degli esercizi più difficili di tutto il repertorio. Chi mi conosce lo sa, lo dico sempre. E in una bella sfida, riuscire a rotolare in maniera fluida. Basta. Ok. Da qui adesso abbassiamo i piedi a terra. Recupero un po' di spazio e allungo le gambe e entro nel mio spine stretch. Mi allungo verso l'alto. Inspiro, preparo, stabilizzo le scapole, espirando. Scendo, pensando di staccare le vertebre da un muro immaginario e il bacino fa un tip in avanti, rimanendo in una flessione a livello lombare. E risalgo riportando il peso sugli ischi e le vertebre una sull'altra. Inspiro, quindi la testa, il mento scende, parte la prima grande vertebra, a seguire il resto delle vertebre, articolo la colonna, mi allungo in avanti portando il peso davanti agli ischi per strecciare gli ischiocrurali. In, espirando riporto il peso sugli ischi, ristabilisco una vertebra sull'altra, sempre parlando di consapevolezza su quello che andiamo a fare. In, area laterale, espiro, parto con la testa, le vertebre seguono una alla volta,
Crea una bella curva più possibile omogenea. Tip del bacino in avanti, cioè il peso va davanti agli ischi, rimanendo in flessione. Espirando, risalgo, peso sugli ischi, vertebre una sull'altra, mi allungo. In ed espiro. In ed espiro, sempre parlando di consapevolezza, mi concentro un attimo sulla parte toracica alta. Espiro, le braccia allungano in avanti, ma non perdo la stabilità del cingolo scapolare. Mi allungo in avanti. In, risalgo. Ancora, mi allungo verso l'alto. Parto con la testa, creo una bellissima curva omogenea, porto il peso davanti agli ischi, mi allungo, streccio gli ischi orurali, in, espiro, riporto il peso sugli ischi, spina iliaca su verso l'alto, in, ancora, espiro, ogni esercizio fatto profondamente. Cercando appunto di lavorare con consapevolezza diventa complicatissimo. In ed espirando ancora ritorno, anche quelli più semplici. In ed espiro, scendo. Ok, adesso allineo le gambe insieme, metto i piedi in point e mi giro posizionando a una certa distanza il mio femore, il mio trocantere, leggermente in avanti e alla stessa distanza posiziono del bacino dal bordo del mat, posiziono la spalla. Il gomito, la mano e la e appoggio la testa sopra. Ok, da qui creo spazio sotto la vita andando a connettere le coste sotto verso la spina iliaca sopra. La prima cosa, espirando, stacco le gambe dal mat e le allineo con il bacino. In pausa e adesso espirando. Porto la spina iliaca sopra verso la costa sopra e l'allontano. Ed espiro, quindi faccio un tilt laterale del bacino attraverso l'uso degli addominali obliqui, soprattutto annullo lo spazio sotto la vita e lo ricreo. E lo riannullo. E lo ricreo, le gambe sono lunghe e lontano. E lo riannullo. E lo ricreo, lo sguardo è davanti, dritto davanti a me, altrimenti la testa va in avanti e si entra in una flessione toracica, cosa che noi in questo momento non vogliamo, vogliamo veramente che il corpo lavori in un allineamento, quindi con contrazione fra addominali e estensori della colonna, ancora 3 e scendo, e 2 e scendo e 1. E scendo da questa posizione, scivolo in una posizione prona, porto le braccia dietro e vi sul bacino. La testa è allineata ancora una volta, gambe lunghe strette unite, pube pesante, pancia super leggera. Coste pesanti, testa sollevata. Inspirando, questa volta parto proprio con lo sguardo ed estendo la parte cervicale e poi la parte toracica. E scendo. Ancora, sguardo, vado a percepire le vertebre a livello cervicale.
che vanno in direzione di estensione e scendo ancora e in. E in. Scendo prima dalle vertebre toraciche per poi arrivare a quelle cervicali. Parto dalle vertebre cervicali e arrivo a quelle toraciche. Scendo abbassando le coste, lo sterno, la testa. E inspiro, salgo. Ed espirando scendo. Ok, bene. Adesso mi giro, salgo su. Voi potete girare direttamente dall'altra parte. Io invece ammazzo la zanzara e poi mi giro. Mi allineo, prego, e ancora una volta cerco di essere allineato e parto e scendo. Cerco di percepire la parte che è vicina e scendo. E di nuovo torno in una posizione prona. Adesso vado a mettere le mani sotto la fronte, sento lo sterno bello pesante e il bacino bello pesante sul mat e vado ad attivare gli estensori delle anche. Quindi espirando stacco una, prima allungo una gamba e poi la stacco dal mat e scendo e cambio dall'altra parte, l'altra gamba, salgo, S, e scendo, allungo la gamba, mi concentro sul muscolo dietro la coscia che porta la gamba su, 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 cercando di mantenere il bacino più fermo possibile. Ancora, cerco di non avere nessun tipo di estensione a livello lombare, solo l'anca si estende e scendo, ancora, salgo, la gamba rimane bella, il ginocchio bello teso e scendo ancora e salgo. Questo è un esercizio che mi servirà tantissimo per inserire poi gli esercizi di livello un pochino più avanzato. E ancora, e salgo, mi concentro bene sulla stabilità del bacino, addominali fortissimi, e scendo e cerco di non extra ruotare. La gamba rimane bella, parallela. Altri due e allungo, il pube pesante, la gamba diventa leggera, sale su e scendo
è l'ultimo e cerco di non avere nessuna risposta nemmeno nella parte alta. E scendo. Ok, adesso metto le mani sotto le spalle, attivo gli addominali, cerco una flessione nella colonna, avvicino una gamba, avvicino l'altra e vado in posizione di riposo. 3 respiri in ed espiro. Quando butto fuori l'aria cerco di allontanare la pancia dalle cosce e cerco di sentire il mio coccige giù verso i talloni. Immagino una bella curva nella mia colonna. Adesso piano piano risalgo. Ristabilisco una vertebra sull'altra e per oggi abbiamo finito questa lezione di livello base. Grazie.